Siamo stati in Spagna e più precisamente a Malaga per partecipare al Nissan Live 2011. Un'occasione unica per scoprire e testare le ultime novità proposte dal marchio giapponese per la gamma dei suoi crossover. Le protagoniste? Ovviamente la capostipite Murano seguita a ruota da Qashqai e Juke. Ma non solo. Facciamo subito partire il contributo. 8 anni fa nasceva il segmento dei crossover. Ed oggi questo particolare comparto automobilistico è tanto in auge da meritarsi una voce apposita su Wikipedia, l'enciclopedia online più famosa al mondo. I ringraziamenti vanno alla casa automobilistica Nissan e alla Murano, che nel 2003, anno della sua nascita, ha iniziato a scrivere un pezzo di storia dell'automobile. Da quel momento in poi, fino a oggi, è stata una continua crescita. Dopo Murano, infatti, a sbancare i mercati è stata la sorella più compatta, Qashqai, in versione a 5 e 7 posti, mentre la protagonista dei giorni nostri si chiama Juke. Al fascino del crossover non è esente il pubblico del bel paese, dove il mercato di questo particolare segmento è cresciuto del 64% solo nell'ultimo anno. A farla da padrone anche in Italia rimane però Nissan, che ne detiene una quota del 40,5% e continua a spingere sull'acceleratore con interessanti novità. La prima segue la strategia del downsizing, con l'introduzione di un nuovo motore 1.6 DCI da 130 cavalli, che arricchirà la gamma di Qashqai e Qashqai più 2 e punterà a sostituire l'attuale 2.000 DCI, dedicato a una clientela sempre più ristretta. È un motore che prevede un risparmio del carburante di circa il 24% rispetto al motore 2000, ha un livello di inquinamento molto basso perché produce soltanto 119 grammi di CO2 per chilometro e poi rispetto al 2000 ha una coppia identica e di conseguenza ha delle performance molto brillanti. La prediletta di casa, tuttavia, aumenta il suo prestigio non solo grazie a un innovativo propulsore, ma anche con l'introduzione di una tecnologia finora appannaggio solo di vetture di lusso del marchio Infiniti. Si tratta del sistema Around View Monitor, che permette al guidatore di avere una visuale di 360 gradi della propria vettura, grazie alla presenza di 4 telecamere installate su ogni angolo del veicolo. Già presente sulla gamma di Qashqai, in paesi come la Cina e gli Stati Uniti d'America, l'Around View Monitor sarà presto disponibile anche per il mercato italiano. Il tutto per un prezzo appetibile che parte da 23.250 euro, con allestimento Visia.